Vadi, vadi. Rieccoci, siamo tornati in live. E siamo pronti per streamare un'altra partita tra Neos Luca ed Endorama, la seconda del torneo. Non badate all'overlay perché è sbagliato. Endorama ha vinto la prima. Cosa c'era nell'overlay? Andiamo mai. Ah, 0-0. Nell'overlay c'è scritto 0-0, mentre in realtà siamo 1-0 per Endorama. Dovrebbe cambiare l'overlay adesso, l'abbiamo già fissato, guardate quanto siamo efficienti. Ok, torniamo a streamare questa partita. Abbiamo Endorama contro Neos Luca. In questo angolo troviamo Endorama in blu con gli Khmer. E dall'altra parte Neos Luca, sempre con gli Khmer. Sempre con gli Ricordiamo, Khmer le perché partite sono ricordiamo mirror, loro. il rosso. Al mio 3 facciamo partire la registrazione. 1, 2, 3. Ok, Eccoci qui. eccoci qua. Iniziamo subito. Ancora una volta, Neos Luca, lo stesso errore di prima, le case attaccate al centro città. Evidentemente non era stato per sbaglio, è una cosa che fa Cioè, sempre. sì, Neos basta fare Luca, dall'altra parte. sì. Se tu, Neos Luca, stai guardando la registrazione, sappi che questo è un errore. Sì, Un quindi errore c'è. abbastanza grosso perché ti blocca la costruzione delle farm. Ma E a più che volte lo. altro, anche un'altra cosa, non ho scopo, possono essere utilizzate come, diciamo, piccoli satelliti, nel senso che hai visuale, Sì. potresti trovare anche le pecore mentre vai lì, cioè, insomma. Sì. È vero, sposti comunque i villi, hai visione esterna Dio. rispetto a che farle lì. Subito Sbaglio, ho tre villi a visto murare contro esatto uno, quello che attenzione. Tre villi a murare senza telaio contro i due villi con C'è telaio. un lupo al E un centro. lupo al centro. Il lupo carica Cavolo! Endorama. Attenzione, inizia subito il fight di Combattimento questa fra partita. Gaia e i due player. Un Cosa villo muore! Fai attacco. Muore un Però villo. Il lupo ce l'ha sempre con lo scout di Deus Endorama. Luca attacca il lupo. No, Endorama! Scelta Salva sbagliata. Endorama! Salva Endorama per farsi ammazzare. No! Poteva attaccare lo Se avesse scout. attaccato lo scout forse avrebbe vinto lo stesso il fight, Sì. Neos Luca. Però ha Loro iniziato avrebbero malissimo, cioè tre villi avuto il morti così. revive. Lo scout di Deus Luca ha attaccato il lupo. Durante il fight è arrivato il coso, il telaio di Endorama, Attenzione, quindi perché c'è una pecora in mezzo alla via? attenzione, quindi vediamo praticamente un contain da parte di Endorama che Mamma adesso mia. può murare il Però suo c'è un avversario. buchino? C'è un buchino sopra? Ah, Attenzione, sì, forse Endorama non lo vede. Forse si passerà dal di lì. Se Endorama non vede quello potrebbe essere interessante. problema. Mando un altro video intanto. Comunque la situazione qui è che Non ho capito, stiamo ma io giocando qua in Black mezzo. Forest. Per chi non conoscesse Black Forest, Quanti si ciliegi tratta c'ha? di una mappa estremamente chiusa. Come vedete, quasi tutta la mappa è costituita da foresta. Rimane poco spazio all'interno dei quali i giocatori sviluppano la loro economia. Questo checkpoint al centro della mappa è il punto in cui di solito si svolge l'azione in queste mappe. Mamma Ma mia, cosa sta morendo pensa di ancora. dire? Cerca di. Entra un villo, sneaky sneaky? Boh. No, una palizzata. No, No, palizzate però. non ho capito, cioè, per non sto guardando la sua visuale, si due vedeva una tiles in palizzata. più. Vabbè, Così per due faccio tiles in più, l'angolo. poteva, forse, non lo so. Questo Perché in potrebbe realtà questo con mettere le in case era discussione. una specie di fast wall. Che Forse non perché così avevamo. che fa una torre può raggiungere l'oro. Boh, legargli l'oro. Forse, non lo Potrebbe farci una torre, effettivamente, sì. Intanto, Che pa se. palizzato, si palizza un villo. Non... No, Ah sta no, vabbè, facendo un. muora, muore, sì. Credo che comunque sia queste case servissero per fare una sorta di fast wall per Però Endorama. È Endorama si l'unica spiegazione che cinghiale mi do, della vedete che le ha base. Sì, ma comunque spaccate. sono aperti. Sì, sono apertissimi, cioè, chissà se se ne accorgeranno, ma dovrebbero saperlo perché la mappa è esplorata. No, Sì, Neos saperlo Luca sì. perde un villa al cinghiale. Neos Luca perde un Adesso sono villa al cinghiale, 5 villi attenzione. senza cibo sotto il TC. Ha anche telaio questo villa, ma il cinghiale è veramente lontano. È un Se l'hai anche disastro. dimenticato. Già Mentre Endorama è Endorama di ne ha un 6 vantaggio cinghiali. incredibile, cioè 11 villi contro 5. Poi nelle partite delle pecore tutto è possibile, si può recuperare anche lo svantaggio più Attenzione. improbabile, però. Però questo svantaggio è troppo alto. Io non ho capito una pecora da sola in mezzo alla mappa. È la pecora.
Una pecora O è stata esploratrice. uccisa durante il Big Una Bang. pecora esploratrice, giustamente. GG. Dov'è? Non la trovo, sto cercando la pecora da solo e non No, la... l'ha presa il L'ho drone. preso in drone, Era a ok. sinistra di tutti quei morti là. A sinistra del campo di battaglia. Ma guardiamo quanti cinghiali ci sono nella base di Endorama adesso. Perché era bello combattere? Questo Uno, era con... due, tre, quattro, cinque, sei. Ce Sì, ne tra sono l'altro sei 5 contando. estremamente attaccati. Sì, cinque attaccati, il sesto che è il secondo suo. Un mulino qui ti fa più di 1000 di cibo. Sì. Direi che 100 legno per 1000 di cibo valgono la pena. Anche di più. Sì, sono tipo 350, cioè 340, 340, 340. Sono già 1000, più ce ne sono altri due. Comunque vediamo che Neosluca almeno ha visto quel buco Sì, Neosluca ha visto il e buco. decide di murarlo male. Sì, anche questo muro è un muro sbagliato. Possiamo spiegare anche qui il perché. Il muro sarebbe stato meglio una sola palizzata in questo tile di mappa avrebbe potuto Sì. bloccare l'accesso alla mappa di Endorama. Sì, Invece invece da questo... parte di Endorama poteva farlo tipo dalla parte di sotto dove c'è il cinghiale e praticamente contenere l'avversario Sì, in un poteva mulo di murare mappa. dentro l'avversario. Sì, Endorama avrebbe potuto murare qui, dite voi, sì. E così Neosluca non avrebbe avuto un oro Ma posso fare il cast dentro. in differita? Sì. Sì, puoi fare il cast in differita, puoi fare un commento tardivo su una cosa sua. Vabbè, si Esatto. può. Se puoi guardare sul secondo schermo, quindi è minuscolo il tutto. Oh, Calalpa che scrive terror, terror. Eh sì, Daniele, terror, Terror, terror. terror. Paura e delirio in Black Forest. Paura di chi l'ha scritto? No, l'ho detto io, non l'ha scritto Ok. nessuno. Vedi che c'è Neus Luca che sta cercando di prendere il cinghiale mentre sta... Cos'è quello? Non Oh c'era mio anatra. Dio. Morirà il villo? Si salverà il villo? Si No. salva. E Lo scopriremo nel prossimo episodio. eh Ma c'è la sì. pecora che sta... No! C'è la pecora che sta pecorando. No, Serve sta... più pratica forse per Neus Luca e forse anche un po' più di curiosità. Guardare qualche partita registrata può far capire Sì, non molto dei fa mai propri male. errori. Nel senso, l'errore di queste case è un errore che non avevamo quasi mai visto fare in questo torneo. Sì. No, non l'avevamo ancora visto, Non proprio lo so, zero. mi sa di no. No. Forse una volta abbiamo visto PC Master e faceva una casa vicino al centro città, però Ma quella non era così era una casa attaccata. per Anche bellezza. Sì, si impediva lo Marcone stesso S la refarm. faceva. Anche Marcone S. Grande Black Famosissimo. Agony che sta attivando Discord. Sono Bravo. sicuro che ti aspetta su Discord PC Master. PC Lo Master, che trovo non vede uguaglione. l'ora di avere qualcuno con cui parlare di queste partite. Però non Io ci lasciateci soli, iscrivo. continuate a scrivere in chat. Ha fatto il mulino alla fine, Neosluca. Sta prendendo le belle senza mulino. Anche PC Master ci dice giustamente: non ho mai fatto una cosa del genere. Io mi lascio lo spazio per le farm, almeno una fila. Fa bene, Fai anzi. bene, PC Master. E chi l'avrebbe mai detto? È che passando il tempo inizia a diventare un po' sfumata la bellezza della tua città. Aspetto di vederne un'altra ancora più bella. Infatti adesso Endoramo manda tutti i villi a prendere quei cinghiali. Buona la scelta di prendere quei cinghiali. Questo è Comunque un questa mulino partita valido per quei è a cinghiali. senso unico. Questa... Sì. Ormai avanti di 6 villi. Chi è che avevamo visto giocare? Avevamo visto un giocatore che faceva il mulino per andare a prendere i cervi e lasciava i villi idle sotto il centro città. Chi Non mi ricordo chi fosse. C'era un giocatore in questo torneo che ma finiva le questo pecore sotto il centro città e poi andava a Mac. costruire... Non lo so, secondo me era Rick, ma non sono sicuro. No, Mac ricorda. La mappa è a quadratini perché io ho installato una mod su questo gioco che permette di vedere come sono fatti i tile del gioco. Infatti, se vedi, per un quadratino c'è un albero, per un quadratino c'è una palizzata, la casa è fatta di 2x2. In questo modo che Age of Empires calcola le distanze. Anche io ce l'ho su Per farti Wubbly, ma se attivo una partita capire, sì o no? anche Per gli farti alberi, se vedi, sono capire. piccoli. È un'altra mod che rimpicciolisce gli alberi. Per farti capire se hai giocato a StarCraft è come avere la griglia. È una griglia. Cioè, sì, ecco.
È la stessa utilità. Dorama Castelli. La puoi sempre trovare su Steam nel workshop di Age of Empires. Mentre il nostro Luca è ancora lontano dalla feudale e non ha cibo. Neosluca purtroppo un disastro in questa partita. Con 17 villi, Endorama ha un livello veramente superiore. Sembra Sì. quasi vedere un matchup tra arciere spagnolo e pecora esploratrice. Ragazzi, posso fare uno contro uno su Nomada al vincitore del torneo? Certo che Per puoi, prendere Yang. avanti. Senti, Eog, non ti masturbare in diretta, per favore. Puoi fare uno contro uno col vincitore del torneo, ti dico che in questo torneo ci sono dei personaggi abbastanza forti. Io penso che se Steph Knight facesse una buona partita potrebbe sconfiggermi. Nel senso, se gli capita una buona mappa, a me ne capita una Vabbè, è brutta. così, ma tu sei scarso, che c'entra? Che c'entra? Disse l'uomo che ha perso la partita Ah, contro El no, Diablo. Oh. Guardalo. Attenzione, video forward da parte di Endorama che va a murare. Potrebbe fare una torre sul loro di La no seconda scudo. tra Rick e il Diablo quando c'è stata? Non lo so, non te lo so dire. Credo che non ci sia ancora stata. Sì, Ah, la c'è seconda c'è stato. Due stata, insomma. giorni fa, Ha vinto 2 giorni fa. Diablo, che cosa sta... Credo che fosse dentro... Sì, No, Black Forest l'hanno continuata e ha vinto il Diablo. In no. teoria abbiamo Due anche giorni quel fa. replay. Manca la terza, No, giusto? era Nomad la seconda, che La dite? seconda era No, Nomad, ha ragione hanno fa... Ah, Nomad era? lui. Sì, è solo Sì, che è durata Rabbia 3 ore. Nomad. No, quella non è contro Rick, quella è contro... Raga, mi state Contro confondendo. Renato Me, hai ragione tu, Ah, infatti sembrava anche giusto, a me, non giusto. è Rick. Eh beh, era stato tipo una settimana fa. Sì, è stata... No, qualche giorno fa, 3-4. Quella di 3 ore è contro Renato, sì, Peach Master. Sì. Se Sì, infatti. la ricorda meglio lui di come ce la ricordiamo noi. No, di come ve la ricordate voi, vi mettete nel Tu nome. Tu non Master ricordi c'ha le nulla. cassette. Io ho ricordato, Cos'è puttana. il Master si è D13? fatto le cassette, raga. Cosa? Ha le Il cassette registrate D13? delle. Ah, il VHS, ciao. Eh Sì. sì. Neos Luca Madonna. passa all'età feudale con 18 villi, 3 sull'oro. Difficile non far notare comunque il fatto che adesso questa farm non è vicina né al centro città né al mulino. Questo ne mina l'efficienza. Tutto il tempo che i villi passano a camminare è tempo in cui non stanno lavorando, non stanno depositando le loro Entorama risorse. quando fa Fast Castle, cioè sale sempre con pochi vigli al cibo, quindi si ritrova in età feudale per molto tempo, sempre. Sì, e anche l'altra volta secondo me avrebbe potuto togliere questi villi dall'oro. Lui li Infatti mette. ora ha comprato cibo, ad esempio, per salire. Lui li mette molto presto i villi sull'oro per fare Fast Castle. E ha 260 di oro, Eh sì, nonostante gli il fatto che l'ha mancano 2 vigli comprato. al cibo prima. Sì. Lui adesso attualmente ha 4, 5, sono 9 alla legna. Ha quasi preso tutti i cinghiali, eh. Sì. 9 alla legna più... Beh sì, insomma in realtà ce li ha sui Beh, gli cinghiali. servono. Di tutto quella legna gli serve per fare le farms etici. Sì. Un villo forward di Neos Luca morirà con la pietra. Sì. Vedete Ma quanto è più efficace perché il muro non ha di... cibo, perché non ha le tizie, le bacche, non ha fattorie. Se avesse avuto o fattorie come diciamo supporto ai cinghiali, o fattorie o bacche, insomma adesso poteva aver cibo per passare dei magari. No, ma che No, c'entra? mancavano Però i di fatto cittadini al secondo cibo, me, ad sbagliato. esempio, lui ha preso tutti questi cinghiali e non ha fatto farm perché giustamente aveva i Quello che cinghiali. dicevo, non ha No, né. ma mancano due cittadini Al cibo. alle pecore e manca un cittadino sull'unica farm che ha fatto. Quello mancava. E basta, in teoria le bacche può pure non farle. Finché non finisce i cinghiali. Comunque, a prescindere da tutto ciò, ricordiamo che nel caso abbiate bisogno o siate interessati a vedere una guida precisa su come fare Fast Castle in diverse mappe, potete andare a controllare il nostro canale YouTube, all'interno Sì. del quale ci sono i video realizzati dal mentore della community, appunto Pancarlino, che spiega diverse build utili per questo gioco.
Per ora dovremmo avere Fast Castle e Cavalieri, se non Ecco sbaglio. il link. Ecco il link. Oh no. Dovremmo avere sicuramente Archer Rush su Arabia. Buonanotte Black Agony. Buonanotte Grazie per Black averci Agony, seguito. grazie di averci seguito. Streamiamo tutte le sere, puoi tornarci a vedere per adesso, finché c'è il torneo, puoi tornarci a vedere Sì. domani sera. Speriamo, ancora per una settimana ci siamo. Ciao carissimo. Avuto il Milionario. torneo non duri un'altra settimana comunque. Speriamo che Black diventi milionario presto, Black Agony. Esatto. Facciamo tutti il Sì, tifo per speriamo te. tantissimo. Black Agony 8. Ci puoi trovare anche domani sera, Oh, vedrai. housed, Ciao. housed. Ciao. Tutti quei villi all'oro da parte di nostro Luca. Belli all'oro. Secondo centro città per Rand. Secondo e terzo centro città da parte di Endorama. Quello a destra è così così, quello. Ah, anche terzo centro città aggiuntivo. Considerate. Attenzione, rise in streaming. C'è riso in Vai a streaming? dormire che domani c'è scuola. Cosa? Cosa? Ciao Rise. Ciao Ciao. Cosa Rise. c'è scuola? Domani non si va a scuola. Lui a Ah, scuola. già, voi andate a scuola che siete ancora minorenni. È tipo il membro più giovane della community Rise. Uno. No, Il no, è proprio il membro più più piccolo, giovane. fra tutti è il più piccolo, mi sembra. Rise col suo Ok. nick Marco Scrum. Marco Scrum. Non posso continuare il suo nome. Allora, Però lo posso ricordiamo, scrivere in chat il andiamo di suo nuovo ad nome. analizzare un attimo il problema di queste build. Va bene, Neosluca ha fatto molti errori. Uno di questi errori che sta facendo è quello dell'oro. Prendere l'oro in early game su Black Forest non è molto utile, nel senso che si tratta di una risorsa che si ritrova a star ferma dentro la banca senza poter essere spesa, perché l'oro serve per fare le truppe, serve per fare i potenziamenti. Se l'intenzione è quella di boomare, come di solito è l'intenzione su Black Forest, e come vediamo sta cercando di fare Endorama con 3 TC, prendere l'oro diciamo che non è una di quelle cose fondamentali, almeno per quanto riguarda l'età feudale e l'inizio dell'età dei castelli. Con 4 TC, ad esempio, bisognerebbe concentrarsi sul legno, come ha Endorama, e prendere l'oro solo tardivamente, cioè in tempo per arrivare all'età successiva. O se sei in difficoltà con il boom, toglierli proprio quelli i tre all'oro Sì. e mettergli la legna. Tanto non serve. Ovviamente A sì, meno che non sei grava. sotto assedio. Sì, esatto. Qui invece vediamo. Vediamo il nostro Grazie Luca mille che. per la sottoscrizione al nostro Rise. Finalmente sottoscri... cioè per lo follow, ragazzi, non emozionatevi. È partita la pubblicità dell'Uomo di Neve, intanto. Pubblicità dell'Uomo di Neve. Ragazzi, ma quel film non No. fa paura. È strano. Attenzione, perché Neos Luca ha abbandonato il premio Lambercamp più lontano costruendo un altro Lambercamp. Ci Ah, dispiace. rimane ancora Steph Peccato. Knight il vincitore. Ah, no, non è vero. No. Il premio gli era stato sottratto. Sì, chi l'aveva preso? Credo che Forse l'avesse preso Ishtar. Rick. Credo l'avesse Su preso Black Rick. Forest. Dobbiamo ricontrollare quella Black Forest. Dobbiamo segnarli. Sì. Dobbiamo segnarli. No, non Perché? era Rick, raga. Aspetta. Era. Chi cacchio era? Vabbè, lo scopriremo. Tutte le cose brutte le stiamo dando a Rick in questo stream. Scusaci se ci Poverino. guardi, ma. Vabbè, non è brutto. È È perché un il tuo nome ce lo pulpello. ricordiamo meglio, forse. Forse vediamo un villo che muore dal lupo. Un villo che muore dal lupo, dove? Vicino alla baracca, ormai è in decomposizione il corpo, quindi è là. Ovviamente Vicino alla questo. baracca. Ah, costruiscono. Il boom su Black Forest è sempre una fase abbastanza statica del game. Però Endorama prende le reliquie. Le ha Comunque, per far prese. capire il dislivello di questo gioco, c'è Neosluca a 30 di popolazione ed Endorama a 56. Stiamo parlando di puri abitanti, non ci sono unità militari in gioco. Perché è passato adesso i castelli, cioè il doppio del tempo necessario per un passaggio. Teniamo conto di Endorama, vediamo che non tutti i suoi TC sono attivi. Tra gli errori da segnare è il fatto che i TC non sono sempre attivi. Quando si fa un boom, tenere fermo un TC
equivale a rimanere indietro se l'altro sta bombando bene quanto noi. È entrato qualcuno nel canale Discord. Ecco Dasso, bentornato Dasso, Ciao salutate Dasso. Dasso nella chat di Twitch. No, non è un bot. Carino quel comando. Cosa è Carino quel successo? comando di Nightbot. Tutti i comandi di Nightbot sono stati impostati da Dasso. E la maggior parte delle impostazioni tecniche viene gestita da lui in questa stream. Maledetto sempre, Dasso. È sempre il caso di ringraziarlo. Quinto centro città per Endorama. Non ha senso questa cosa. Rimaniamo. Beh, dipende. Beh. Dipende. Visto come sta andando la partita. Visto come sta andando la partita, cosa? Si sente sicuro. Quindi vuole dici. Concentrarsi solo sull'economia. Può essere, sì. Anche su Arena alcuni fanno 5 TC. Forse vuole andare. Ecco, forse 5 TC può funzionare Ma. Se vuoi fare elefanti. Non lo so. 5 TC creano un'enorme economia, rallentano il tempo che ci vuole a passare all'età imperiale. Più TC vengono costruiti, più lentamente si passerà all'età imperiale, da regola, perché la produzione di villi costa cibo e viene rallentato la raccolta del cibo, molto semplicemente. Vediamo che però Endorama ferma i suoi TC. Non so se volontariamente per passare all'età successiva o involontariamente perché si dimentica di cliccare. Ecco, ripartono, era involontario, sembra. E raccoglie oro. Adesso ha molto oro. 1000 di oro è più di quello che gli serve a passare all'età successiva. Potrebbe muoversi ancora sul cibo, insomma, costruire unità militari per velocizzare il passaggio. Ma non so che senso abbia costruire unità militari adesso. Cioè, velocizzare il passaggio non costruendo unità militari ma muovendosi sul cibo. Ah, boh. O comprare il cibo necessario a passare. Cioè, gli manca anche l'edificio per passare. Sì, gli manca anche l'edificio. C'è un monastero, ma non c'è né l'università né il laboratorio d'assedio. No, l'università la sta facendo. Anche sì. Due aree di tiro con l'arco. La vedo. Aree di tiro con l'arco, con gli Khmer. Non so quanto gli Khmer siano forti con gli Beh, possono fare i cannonieri. Non sì, abbiamo visto la build di Sith con gli elefanti su balista che spaccano le legne. Le legne. Le legne. Un castle drop, però le devi mettere non la legna, assai le legne. Assai, assai. Assai, assai. Tanti, tanti. 100 cibo costano. Attenzione, abbiamo anche il comando EOG. Adesso crea il comando EOG, potete usarlo. No, l'ho fatto io. No. Ecco. Il comando E. Cos'è il comando EOG, ragazzi? Prova se in chat. Intanto facciamo gli auguri a Silver Izzy. Yes. L'avevo già detto prima. Ah, Silver X ha fatto. Silver Izzy. Ha fatto. Si è sposato. Cosa? Ha fatto il bambino. Ha compiuto gli anni. Cosa? Ah, vabbè. Ma cosa? Non è cambiato il... Mai detto. Laboratorio di assedio. La telecamera gira a caso su questa mappa, confuso sul da farsi. Sì, mi sa che anche i player sono confusi. Se seguire il boom di Endorama... Ma adesso ormai ha il doppio del finire, punteggio. Perché... No, non è vero, non ha il doppio del punteggio. Laboratorio di assedio, università. Usciranno delle bombarde? Uscirà del Cish? No, molto worth prendere a minuto 35. Ecco, arriva per Endorama il laboratorio di assedio. L'università ovviamente ferma. Beh, le arcerie si sta sviluppando sia balestrieri sia ma no, skirmisher. Ma i Khmer hanno i balestrieri e basta.
Guarda, sì, è le balestrine un pochino un basta, infatti. problema questo. Vabbè, saranno Ragazzi, cannoniere comunque. l'ettate un compro a questo caster? Lettate un compro. Che cos? Comprate un letto a questo stream. Comprate un letto a questo caster, sì. Cioè, non vedo molto senso di fare i balestrieri con l'Iqmer. No, assolutamente no. Come vedete dal... Ah, non lo potete vedere perché c'è la chat sopra. Però i Khmer non hanno gli Arbalest, hanno solo balestrieri. C'è da dire che però non hanno neanche i campioni e non hanno neanche i paladini. Infatti Hanno... pensavo andasse di cannonieri. Sì, hanno cannonieri e elefanti, che sono, diciamo così, non fortissimi perché facili da counterare, ma fortissimi perché anche se li counteri sono abbastanza cazzuti gli Sì, elefanti. ma se entra adesso dal nostro che non ha praticamente nulla contro elefanti. Sì, è finita, insomma. Bisogna Sviluppo vedere se li di farà. feritoie. Arrivano le Wow, scuderie. cavalleria leggera. Le scuderie ci Attenzione. sono, cavalleria leggera. Build del Diablo. Build del Diablo, della cavalleria Sarà leggera. meglio concentrarsi loro per la partita successiva. Sì. Vediamo cosa succede. Ecco, arriva il potenziamento della difesa per i cavalli. Mentre lo Sluka ha 1600 di oro, anche lui vuole conservarsi, arriva il quarto centro città. A questo punto Endorama dovrebbe mettere più villi sull'oro. Questo è il Decisamente. momento in cui l'oro inizia a essere fondamentale per Sì. lui. E infatti arriva un altro centro Molto città discutibile. sull'oro. Molto discutibile il centro città di Neo Sluga, quello a destra, che è praticamente nel vuoto. Molto discutibile, sì. Sempre, i centri città devono sempre essere piazzati vicino a una risorsa. E con vicino intendiamo attaccato a una risorsa. Adiacenti a una risorsa. E Endorama sta anche lui costruendo un TC abbastanza discutibile. Nel sesto centro città, Cioè, il sesto centro città di per sé è discutibile come cosa, però questo praticamente è il meta di 10 anni fa, boh, anche perché quasi 18 anni fa, del scusa, 10. giorno dell'uscita. Non sta impennaggio sviluppato, ma niente unità militare ancora. Spamma TC, Old Style Age of Empires. Doubt. Arriva Cavalier. Cavalier e Husbandry. E due upgrade che ci perplimono. Ma forse ha confuso i Khmer con i Maliani o i Sì. Comunque Malesi. non penso c'è scritto Khmer quando clicchi le tue unità. conoscere le unità nuove a menadito non è il... Dai, sono usciti da un anno. Vabbè, sono uscite da un anno, però stiamo sempre castando il torneo delle pecore, insomma. Khmer, African Non è neanche detto che Kingdoms. loro abbiano le espansioni, comunque. Perché le giochiamo sulle Ma un espansioni, ma... secondo, cioè, puoi vedere. Sì. Poi, Prendi F2, vedi. comunque, molti avrebbero scelto di fare i Cavalier nonostante gli elefanti Khmer. Perché comunque i Cavalier hanno più mobilità, possono essere utili in diverse situazioni. Però... Però gli elefanti Khmer Sono gli elefanti più forti del gioco. Cioè, gli pesanti. elefanti. Sono i secondi elefanti più forti del gioco. Perché? Perché c'ho gli elefanti persiani. No, perché sono i più forti? Beh. Ah, i secondi elefanti più forti perché hanno il più 3 di attacco Esatto. Stanno armate. all'interno del castello. No, Che. della scuderia. Del No, del castello. castello. Hanno Ah, il cioè hanno tutti i castello. potenziamenti nella Hanno tutti i scuderia. potenziamenti E c'è un più 3 nel castello che per le... Vabbè, c'è un più 3 nel castello. Per sì, zanne armate, e gli vero? dà più 3 attacco. Sì, e Ma non zanne hanno anche le armate balliste sempre. buone in teoria. No? Anche le baliste Yeah. sì, sono buone. Sviluppa Infatti Onagri, combinate, Endorama. combinate. Ma quindi Endorama lì non può farci un'area mineraria su quel ghiaccio? No, sul ghiaccio no. No, non è Però di fianco possibile. al Non può ghiaccio farla da avrebbe nessuna potuto parte. fare. Sì, poteva farla invece, qui c'ha lo spazio per farla. In In alto. alto, vicino a dove In stanno alto cosa tagliando dire? Sì, Sì, quell'albero. due tile. Ci sono i Boh, due forse un tile. tile e Due per mezzo. due. Non so se questo tile conti come influenzato dal ghiaccio o Infatti. meno, ma secondo me lì la Bisogna. può fare. Attenzione, doppio castello da parte di Neo Sluka a destra. Perché
per proteggere non so cosa. Forse sono castelli in posizione difensiva perché pensa di andare elefanti con ballista. Sì, ma stanno proteggendo lo stesso. All'attacco. Gli elefanti con ballista sono unità abbastanza forti se massate. E ricordiamo che bastano 10 arieti coperti per vincere 40 elefanti con ballista senza perdere un ariete. Cosa? Di cosa stai parlando? L'ho fatta ieri su scenario. Ma gli arieti da soli o? Quindi adesso noi sappiamo come counterare. Arieti da soli contro gli elefanti con ballista. Sì, perché trishottano un elefante. Veramente? Sì. Attenzione ragazzi, viene fuori il nuovo counter per gli elefanti con ballista. Mentre l'elefante con ballista fa solo 2 di danno. E l'ariete d'assedio? L'ariete d'assedio. Ah ok. Allora, 3 arieti d'assedio counterano un sacco di elefanti con ballista. Questa è una novità interessante. Perché gli elefanti con ballista erano questa unità un po' difficile da counterare comunque. Perché sono calcolati come unità d'assedio? Non avendo gli arieti a disposizione è molto difficile counterarli se massati. Beh, diciamo che i Khmer hanno un buon siege. Manca solo l'onagro, ma vabbè. Ma vabbè. Sita ha scoperto il counter definitivo. Vero. Manca solo l'onagro, che è esattamente quello che sta facendo Andorama. Della live di Memb l'altra sera. Ah, e tu l'hai copiato? No, gli ha fatto Mem, ma sai se... come si chiama? Gli arieti hanno bonus contro gli elefanti con ballista. Lui non ha risposto, allora gli sono andato in editor e ho visto. Quindi noi siamo i primi, adesso facciamo un video. Prima di Mem, ragazzi. Primi di Dust for Science. Ragazzi, finito lo stream di questa partita, testeremo gli arieti contro gli elefanti. Gli arieti contro i cavalli. No, gli arieti contro i cavalli no. Non funziona. Arieti contro elefanti con ballista. Alla fine dello stream lo testeremo in live. Non capisco questo andare per ora, ma vabbè. Sì, infatti, ma Endorama ha fatto la scelta di usare tutte le unità di cui gli Khmer non hanno il potenziamento definitivo. Cioè, ha fatto gli onagri, ha fatto i cavalli e stava sarà sviluppando anche i balestrieri. Può essere che stia trollando. Forse semplicemente ha sviluppato fanteria leggera e cavalleria leggera. Nel frattempo Neos Luca cerca di distruggere un muro con gli elefanti con balista. In coda 1000 alabardieri da una sola caserma. 1000 alabardieri da una sola caserma. Un giorno finirà. Ma Endorama non... Endorama, ricordiamo che può convertire gli elefanti con ballista. Sì, bonus. Tantissimo. E tra l'altro questi elefanti con ballista non sono utilissimi contro quel muro. Lo stanno attaccando da tre quarti d'ora e gli hanno cavato tipo 150 di vita. Beh, diciamo che Endorama non vuole fare uno... cioè vuole... molto careful. Aspettate vuole che Endorama... costando un cancello. Aspettate che Endorama capisca che può tagliare gli alberi. Sì. No, non se ne accorgerà. Trabucco, scelta onesta. C'è un castello da tirare giù, fate un trabucco. Scelta marco onesta. Attenzione, tagli gli alberi. Contro trabucco da Neos Luca. È giusto così. Che attacca il muro. No, attacca un albero. Attacca l'albero. Che poteva attaccarlo già. Con gli elefanti con ballista. Anche lui può tagliare gli alberi con gli elefanti con ballista. E può entrare in alto nell'economia di Endorama. Dove sta tagliando i legni. Il bello è che non è che ha spostato i suoi elefanti con ballista. No, li ha lasciati lì a combattere il muro. E ora sono entrati. Ah, sì. Oh no. Endorama ha tagliato. Vediamo i villi dentro le case, nuova Ding Dong, campana. Cioè nuova, Gidger Day. E per una volta chissà se mai i villi usciranno da quelle case. Ma era tutta una tattica quella di Neos Luca, mettere le case vicino al TC. Ma l'ha fatto pure con i bizantini. Vabbè, ma perché lui, insomma, voleva che sembrasse fatto per caso. Attenzione, cioè, vediamo tutti i villi spariti. Torni dietro nel tempo e dica a Neos Luca di tagliare gli alberi con gli elefanti come questo. Sì, qualcuno torna indietro. Ritorna al futuro. Sì. E mi sa che questa partita è finita. Vorremmo avere i diritti della corona sola di Ritorno al futuro, ma non li abbiamo. Tutti i diritti vogliamo avere, insomma. Sì.
Dateceli. Dateci diritti o soldi, scegliete voi. Preferiamo i soldi a quel punto. Anche i rovesci, ragazzi. Anche i rovesci. Bussano alla porta di quella casa i cavalieri di Endorama. Non ho capito perché Neosuduka tiene i suoi elefanti combattisti fuori. Perché non vuole, non vuole... Attenzione, però adesso entra dall'altro lato. Non vuole sprecarli. No, non entra. No, non entra. Sì, invece. No, sì, non lo sapremmo mai. Sì. Contrattacco inaspettato di Neosuduka. Che però piazza il trabucco nella posizione perfetta per non far uscire i suoi elefanti. Attenzione. No, big shot più o meno contro un onagro. Cioè, ha fatto zero danni. Ha fatto zero danni. Dove sono le arieti? Dove sono le arieti? Non possiamo biasimare Neosuduka che non conosceva il counter delle arieti. Il counter delle arieti o il counter degli elefanti? Il counter degli elefanti con le arieti. Vediamo alabardieri contro picche e guerrieri a spada lunga. Non si vede spesso. E vediamo un big shot, forse un auto big shot di Endorama. Vediamo che l'alabardiere è più forte di una, insomma, di una spada lunga. Vediamo le statistiche. Alabardiere 60 di vita, 10 di attacco. 60 di vita, 9 di attacco per il nostro. Nessun upgrade per il nostro guerriero a spada lunga. Tristemente abbandonato a se stesso. Come dicevamo prima, questi labardieri più o meno hanno le spade laser in confronto ai pezzettini di legno che tengono in mano quei guerrieri a spada lunga. Alla situazione lì, infatti, i combattisti che attendono lì il nulla. Il castello è caduto. Finalmente Neosuduka farà... cade il castello. Pusherà? Pusherà cosa? Cioè, praticamente è morto. Pusherà Neosuduka? Fuori dal pusherà il quit game al massimo. Pusherà il quit game. Lo scopriremo nella prossima. È un altro castello. Qualcuno doni un euro nella live che dobbiamo testare il nuovo alert. Vero. Dov'è il diavolo quando serve? Ricordiamo che con i soldi che ha donato Diablo ci siamo presi un caffè. Ma i soldi che ha donato Diablo non sono arrivati da nessuna parte. Cosa? Quello potrebbe essere un problema. No, dovevamo arrivare. Ragazzi, non donate, non donate ancora. Non donate. I vostri soldi li prende direttamente Twitch se donate. Non è vero. E sulla PayPal non sono arrivati. Wololo, attenzione, Wololo. Cosa sta convertendo a chi? Due conversioni. Tre conversioni. Quattro. Tra gli errori fatti da Endorama in questa partita, possiamo segnalare il fatto che questi trabucchi siano lasciati al loro destino in mezzo alla mappa. A bloccare la strada. C'è da dire che in questo punto non è che ci aspettiamo un contrattacco di Neosuduka su questi trabucchi. Però non sono. Legge sì. Muoiono in fretta anche con gli alabardieri, comunque gli elefanti con balista. Grazie. Beh, è strano, se ne è abbastanza, puoi avere anche 200.000 cucchieri, ma non, sì, non arriveranno mai ad attaccarti. 200.000 picchieri. Lì vorrei troppo. Il Joven Palsin. Bucchiere gli elefanti. Rome Total War 2. Anzi, Warhammer 2. Il motore grafico di Warhammer 2. E niente, ormai Neosuduka ridotto a un manipolo di villi che scappano per la mappa. Vediamo ancora questi guerrieri a spada lunga che cazzutissimi vanno contro un castello a morire. Sì. Fa male. Non puoi niente con le tue frecce e invece puoi. Arriva forse l'attacco finale dei villi sul castello, e l'onagro, sottolineerei onagro. Carichissimi i villi. C'è una conversione per Neosuduka. Non credo cambierà le sorti del fight. È stato uno dei Black Forest più corti. Sì, abbastanza rapido come Black Forest. A 57 minuti ci sentiamo già liberi di dichiarare
il vincitore. Sì, andiamo avanti velocissimo. Mi arrendo. His name is John C. Ok, Dasso mi ha appena tolto le orecchie, credo. Suppongo che sia stato Dasso, non sono sicuro. No, John! John ci ha donato 57 euro. Questa è una... non è vero, questa è una donazione test. Cosa? Trollolo! Mayday! Cosa? Dasso, Dasso si è avvelenato. Non arriva la donazione di 57 euro. E perché c'era John Cena? Era un test. John Cena. Perché voi forse non avete sentito la musica di John Cena sparata a 60... con 60.000 decibel nelle mie orecchie. Considerate che ogni euro che donate è un anno più vicino alla mia sortità. Però... cazzo, dono 1000 euro. Ogni euro che donate sono un anno più vicino alla sordità. Però... sono 1000 euro, però a un centesimo. Direi che ci sta. Adesso... ma ragazzi, non avete capito il rumore che fa l'Est Community, è già subscribed. Vi facciamo vedere la emote della sottoscrizione. Quanto è bella. Guardatela. Perché? Ma perché? Così. Guardaci qualche... comunque è un test. Sappiate sempre che è un test. Ci autoseguiamo e ci autodoniamo. C'è del... tipo uno youtuber che faceva ste fake donazioni da tipo 10.000 euro e gli streamer che impazzivano. Ci fa notare Daniele che Jessica Nip. Eh sì. Ha il trademark. Oh oh. Stacca, stacca. Potrebbe essere un problema. Potrebbe essere un problema. Qualcuno le scrive su Facebook, dice guarda, possiamo usare le tue, diciamo... le tue capacità. Uno di noi che balla le tette. Ritesta l'ultima, adesso ritesta la sottoscrizione, per favore, che non... abbiamo tutte le mammelle. Ovvio. Ok, ritestala un'altra volta, giusto per settare la somiglianza. Giusto per farci cancellare il video. Ok, sembra andare meglio, è abbastanza trasparente adesso. Perfetto, dopo questo piccolo test... spero che vi sia piaciuto il test. Dopo questo piccolo test, facciamo un altro piccolo test. Quello che avevamo promesso prima. Ora donate veramente tutti quelli ora, che ci... ora, per favore, sapendo, donate veramente. Per fare un test, ovviamente. Per fare un test, per capire se... poi ve li studiamo. Si dona dai 20 euro più. Donate veramente per fare un test e vedere se funziona la PayPal. Anche questo è un test da fare. Ma non è la... non l'ha messa Diablo la PayPal? No, alla fine ne abbiamo creata una, però non sono arrivate. Forse perché in realtà con la donazione di un euro si riprende tutti Twitch, non lo so. Sì, ma non diciamo queste cose in live. Non diciamo queste cose in live. Fatto sta che, a parte ciò, facciamo questo test. Questo test? Facciamo questo test, suggerito da Sit. Quanti sono gli elefanti, Sit? Cos'è il test anti-bot? Cioè, di Elite? Elite. Ok, troviamoli subito. Elite. Serve anche chimica. Però li devi micrare gli arietti. Li devi micrare? Eh sì, mica attaccano da soli. Vabbè, basta che li metti. Adesso avrete un esempio della mia non grande hanno pattuglie gli arietti. Sì, ce l'hanno. No. I miei ce l'hanno. Sì, non è vero. Sì. Ragazzi, perché non lo trovo? Adesso metto... guarda che ce l'hanno, aspetta. Ballista Elephant, eccolo qua. 1, 2, 3, 4. E però ho sbagliato, devo micrare gli arieti. Ci fa notare adesso che uno stupro di vecchio al giorno ci toglie Cosimo di torno.
Quant'è che hai detto? 10 contro 40. Niente da sua arena. Cosa? Cos'era la sua arena? Cosa? Lui intanto li sta contando, noi invece. Ma mettine a caso, è solo un test. Hai detto 40? Vediamo La cosa se divertente è che così non funzionerà mai. Perché non è la Dash Arena, semplice. È giusto, Dassoarena. dovevamo usare la Cos'è la Dash Arena. Dassoarena? È una mappa fatta apposta per queste robe. La Dassoarena. Ah, perché inizieranno a girare random alcuni elefanti. Esattamente. Devi circondare le unità. Devi Credo di circondare poter l'altro, se non dire vuole al esplorare. player Ma non 2 è che la realistico. personalità della IA è nessuna. E a questo punto dovrebbero stare fermi e attaccare e basta. No, no, vanno in giro. Anzi, migrano pure. Micro pure. Sì, Chiediamo gli migrano. arieti Tipo, d'assedio. shottano, vanno indietro, rishottano. Siege Ram dall'altro lato per il player 1. Li giriamo già. E vediamo cosa Beh, sì, che succede. se No, no. fai l'acqua, metti l'acqua, se no perdo. Se Se ne no. vanno. Mettiamo l'acqua. Se ne vanno lo stesso. Ma li sai migrare gli arieti? Come Io se non ne so vanno lo migrare gli stesso? Sono arieti. allora immobili senza grazie che circondarti. perdi. E allora allora metti grazie sta che sua perdi. arena. E adesso sto arrivando. Ma devi migrare lo stesso. Non è che se metti l'acqua non devi migrare. Ma servono per non far andare via gli elefanti. No, ma è realistico. No, perché non ingaggiano, tipo ci sono elefanti che vanno ovunque. È meglio. Vediamo intanto Tasso mi manda la Dasso Arena. Ti sto invitando per la Dasso Arena. Micro gli arieti e no, ecco. Vedi che hanno pattuglia comunque, dai. Ma non puoi cliccare con tutti su di Devi uno. fare Devo pattuglia. Ma migrare singolarmente. fai pattuglia. No, le armi d'assedio, gli arieti non attaccano le pattuglie. Perso tutto. Ma attacca e scappa. Attenzione. Qui mi sembra che la tua azione Non di può, perché non pianificazione. sta attaccando niente. Sto attaccando, guarda questo elefante come muore lentamente. Guarda gli eretti che sono. E Ma poi lì ci vengono due quello che colpi. agli elefanti non è Khmer. È vero. Invitate che verrà Andiamo nella Dasso espulso. Arena, dai. Sì, dai. Secondo me erano un po' di meno gli elefanti che ho provato io. Però muoiono. Sì, ma il fatto è Non che i è. Khmer hanno i potenziamenti, hanno doppia balista. Ah, già. Ah, già. Non sono così tanto counter. E metti le reti celti. Ma Anzi. metti quelle etiopi. Sì, quelle etiopi. Sì, così colpiscono quattro Vai, elefanti. invito nella Dasso Arena. Mi devo Pure mettere io voglio. spettatore, Dasso. Devo mettermi spettatore? Non posso. No, aspetta, Pure io voglio essere un Dassoarena. No, non puoi essere un Dasso. A posto. Oh no! Te l'ho data, basta. Ah, la devo fare io, ok. Certo. Ma non sa migrare. Ok. Ma non è cagata, insomma. Chiamate Kamikawa. Dai, invito Sith. Chiamate Sith Kamika. li sa migrare. Invito Sith. Sì. Ma Non sì. è fatto multiplayer. L'unica cosa che so fare è migrare gli arieti. Cosimo, la devi fare nel mappamaker. Cosimo, è solo il La devo blueprint della fare. mappa. Un secondo, fatemi Comunque sentire modificare Dasso. con l'unità. Funziona solo nell'editor, non è che devi Ah, giocarla. ok. Bene. Allora non posso invitare, sì, te lo devo fare No, esattamente. Beh, L'unica roba che metti i posso trucchi e metti tipo metti la civiltà. fare. Non lo sa manco lui che deve. L'unica roba che devi cambiare sono le civ, se ti servono, e basta. Ok. Allora, unit. No, player. Mettiamo player 1. Ora sono No. nel limbo. Non è vero, player 1 va bene etiopi. Player 2 facciamo Khmer.
posso andare a letto. Se le unità devono combattere da sole, non mettere player 1 che combatte, cioè, a meno che non siano gli arieti che devi comandare te. No, è il 2. Tipo fai combattere player 2 e player 3. Player 2 e player 3. Ok. Quindi arieti... Lei non ingaggerà mai gli elefanti con gli arieti. Se metti gli arieti devi comandarli te quelli, allora mettici che metti più uno. Se no crei... Fai un'unità che si chiama Ariete, però poi... tipo l'assegni come unità da combattimento. Sì, dei game files. Il programma del gioco. Spiegami, Sid, come dovrei micrarli questi arieti? Mamma mia, tipo i monaci. Tipo i monaci. Non hai mai micrato un monaco? Li sai micrare i monaci, vero? No. No. Sì, però non tutti. Capisco cosa vuol dire come i monaci, sinceramente. Che ci vuole? Allora, come i monaci? No, aspetta, spieghiamoglielo. Selezioni tutti gli arieti e attacchi un elefante. Caccio un ariete e ne selezioni un altro. Caccio un ariete e ne selezioni un altro finché non finiscono. Ok, ho capito. Oppure se sei veloce, clicco un ariete. Hai sbagliato elefanti. Ho sbagliato troppo elefanti. Gli elefanti con l'arceria. Li sta mettendo, no? Cannelli e cavallo. Comunque mettine 30, non 40. Ha capito anche lui che sono déjà vu. Gli arieti mongoli sono déjà vu. Ecco Ferrari. Proviamo. Ottimo, sono alleati. Ah, giusto, dimenticavo, devi cambiare la diplomacy per il P1, perché P1 era fatto per essere spectator. Però... purtroppo. La vita è così. Dimenticavo. Sono alleati, ci sono alleati. Se metti alleati... Proviamo, sì, alto a destra. Sì, giusto, no. Devi mettere... E anche il P2 devo metterlo, giusto? Ma l'hai messo il player 2 di vabbè, non è un problema. Su diplomacy in alto a destra. L'ho cambiato. Lo sto facendo. Ma ti devi anche... lui ti deve essere nemico. Sì, l'ho fatto. Go, go. Okay. Non save, test. Anche se sei indietro, come non so se funziona questa strategia. Mi sa che l'Ariadne non funziona. No, mi sa che non sa micrare. No, non sono un buon counter agli Ariadne e agli elefanti. No, quello è bello. Che cosa sei lì? Oh, sentiti, l'ho fatto e ho vinto. Ma ne hai messi 5. Sì, ma non vale se gli elefanti erano su un no attack. Certo, è colpa mia. Sì, guarda, guarda sti elefanti. Mi sei detto una cazzata. Perché perché Marco sì, il cazzaro oscuro. Secondi, cosa è successo? Ok, sembra che gli elefanti abbiano vinto. Guardateli fieri nella loro vittoria. Vabbè, ho capito, la faccio io il video poi. Allora, avremo un video di Sid che riesce a sconfiggere gli elefanti con gli arieti. Io direi che a questo punto la nostra live finisce qui. Ma che è successo? Dopo avervi introdotto alla DAS Arena, dopo avervi introdotto a tutte queste bellissime meccaniche interne alla community, metteremo in ruolo cazzaro a Sid per un paio di giorni. E... Solo per anche per un anno. E finisce qui la nostra trasmissione, vi salutiamo tutti quanti. Ciao a tutti. Buona ciao serata. Tutti. Ciao ragazzi.